Niente. Aspetta, se provo devi starci qualche secondo, altrimenti non si può capire. Oh, io sto scrivendo. Riesci tu a Faduda. Ok, adesso va. Va, sei sicuro? Sì, è partita subito e sembra che non ci siano scatti. Aspettiamo un secondo. Mamma mia. Sembra che vada. Ok. Allora chiudo qua e torniamo. Sì. Boh. Riesci Cioè, tu a Faduda. sinceramente non riesco a capire come mai non andava. Abbiamo perso 10 minuti, fortunatamente non è tantissimo, li recuperiamo dopo 10 minuti. Pazienza. Tanto qua noto subito che non c'è verso di mettere delle impostazioni circa l'audio, ma ormai l'abbiamo risolta con un metodo abbastanza brutale. Brutale. Adesso scrivo in chat Papaduda. Papa Scrivi, scrivi, scrivi. Boh, mi sembra a posto, mi sembra. da o u da. Ok, facciamo una partita, modalità esperto, cominciamo con queste impostazioni. Sì, si inizia, vai. Aspetta, altro piccolo Hai scritto fun fact. male, il nome intanto, No, Papa Dauda. eh? No, Giusto? scrive con la B si scrive, ma vabbè. No, ma quello non è quello che intendo io, è un altro questo. Ah, questo è un altro, scusa. Perfetto. Comunque, sai che un piccolo fun fact, cercando su Google Papa Bubba Diop, Escono robe not safe for work, eh? no, la ricerca era, mi usciva come consigliato, Papa Bubba Diop, mamma Bubba Diop. Va bello, vabbè, non ha senso. Tanto vi siete persi l'intro fiammeggiante, ma non vi perdete invece questa cutscene fondamentale. Boh, ma ci sono cutscene importanti in questo gioco, visto che tu l'hai già praticamente completato e non ci hai Ma direi di aspettato? no, direi di no. Ah, no? Ma è un nuovo tipo, un nuovo finto o un nuovo No, non vero. Cioè, dipende cosa intendi tu, eh. vero? Ah. Oddio, intanto c'è Luxu, si vede qua, con la cassa di misteri. Ma la cassa dei misteri? Ma Oddio, si vede Luxo. Non... Questo non me lo come non ricordavo. te lo ricordo? Vabbè, già, buonanotte a sé. Te hai skippato tutte le cazzine, come No, no, sicuramente. non me Sì, lo sì, sì. ricordavo perché io questo gioco l'ho fatto prima di vedere il film, quindi non sapevo chi era sto tizio. Ma va a letto, va. Vabbè, non ho parole. Quindi era presente durante i fatti del Birth by Sleep. Peach, grandissimo. Abbiamo iniziato lo 0.2 proprio adesso. Abbiamo avuto dei problemini. Abbiamo ritardato di 10 minuti perché Twitch, boh, o il Twitch o il programma, o tutte e due insieme sono implosi. E praticamente non ci faceva fare la streaming. Anche se si sono archiviati i dati nell'archivio di Twitch, boh. Guarda che questo è un fatto assurdo, eh. Non ci avevamo pensato, ma è un fatto assurdo. Vabbè, te questo gioco non l'hai giocato? No, solo questa scena sarebbe alla fine. Però, dico, il fatto che Luxu era lì, quando sono successi i fatti del Birth by Sleep, vuol dire che non può essere il maestro di Xehanort, quindi. Perché Xehanort era già vecchio. Te l'ho detto io te l'avevo detto. E soprattutto, l'altro fatto strano è che ha il Keyblade uguale a Xehanort, però non è quello di Xehanort, perché Xehanort era in alto. Intanto Mamma mia. questa cutscene è l'introduzione che ci fa capire che sicuramente manderà Topolino ad I aiutare saw Aqua, che her sta nel in a reame realm of dell'oscurità e non può darkness. uscire da esso praticamente. Stavo vedendo Black Sails, cos'è? Black Telefilm, eh? Sails. Mi sa di nomi di telefilm queste. Tipo di quegli anni 80 con le macchine. Ma con le macchine? Vabbè, non ha Sì, senso. tipo. Sì, Comunque da tipo. qua vi dico già questo, praticamente da come abbiamo pronosticato le cose. Questo gioco finirà domani sera in compagnia del Maestro Ponti e approfittiamo di domani sera quando finirà per praticamente concludere tutte le teorie e mettere diciamo, una pezza sopra tutte le domande che avete. Di nuovo c'è l'introduzione di prima, Te ma l'ho l'abbiamo già detto che la vista. facevano rivedere, eh sì. È Non l'abbiamo già vista, scusami. uguale, però, visto che non No, è sui andava. pirati. Effettivamente Black Sails ci stava come pirata. Però vedi, visto che non andava, adesso va, puoi farlo vedere. Ah, effettivamente, però. Comunque, quel video mi ha sconvolto, quel video iniziale. Cosa? Quel video iniziale mi ha sconvolto. Ma tu l'hai visto? Non ho capito una cosa, ma tu l'hai visto oppure non ci hai fatto caso oppure non ti è venuto proprio quel video? No, l'ho visto, ma non ci ho fatto caso perché non avevo ancora visto il film.
Ah. E allora cosa credevi che fosse? Una cosa a caso? Non ci ho dato tanta importanza. Ma come non è stato nessuno importante? C'è un tizio con la... Visto dall'organizzazione 13, con una scatolone dietro, segreto, con la spada di Xehanort messo lì a guardare nel ramo oscuro e non gli è dato peso sta cosa. Non ha senso, però vabbè. Quella scena che lui stava guardando era la regina di BBS, sì. Ma siete di nuovo quindi una volta che faccio sta cosa? No, quella non si vede più. Ah, non si vede più, ok. Siamo sicuri comunque che era la fine di BBS? Tu sì. Fai un pronostico, boh, secondo te in quanto lo finisco il gioco? 3 ore. 3 ore? Sì, 3 ore e mezza. Ma perché sai che io sono un rusher pazzesco? Oppure sì, per altri motivi? No, per quello. Io ce ne ho messe 4, ma perché sono andato veramente, veramente lento, ma... Ponte pure lui ce ne ha messe 4. Guarda, la bozzo lì, secondo me 3 ore e mezzo, dai, dico, la butto là. Sì, sì, anche secondo me. No, comunque sai dove ha detto che secondo punto dove è la meta esatta? Quando combatto contro il primo mostro nero, quello là, si dà nel su Kingdom Hearts 1, il primo spirito. Che ne pensi? Potrebbe essere oppure no? No. Ah. Attenzione, contro punti. Ma per sei sicuro? La meta esatta è la fine del secondo livello, visto che sono 4. Perché voglio farlo circa. Non voglio fare circa me. Facciamo così. Da oggi lo faccio comunque 2 ore. Le solite 2 ore, 2 ore e mezzo lo faccio. E domani quel rimanente che abbiamo lo usiamo per concludere insieme a Ponti tutte le domande, tutte le. I dubbi che assalgono in questa collection. E poi praticamente lo finiamo là. Io adesso devo chiedere a Ponti. Gli scrivo. Quella cosa. Ma quella cosa lì già era... No, ma voglio normale. Capire se la scena che stavo guardando era la fine di BBS o no. Quello voglio capire. Ah, tu dici per una persona di tempo? Ma allora solo 3 ore, Peach, me lo dicono a me perché sono un rusher pazzesco. Io di solito finisco i giochi in meno del tempo previsto, ma... Secondo me sono dalle 3 alle 4 ore. Come che il lato è quella specie di demo per Metal Gear 5? Ma questo non è una demo, questo qua è... È il gioco che dura così poco praticamente perché devono legarlo tra BBS e Kingdom Hearts 3, quindi è una specie di prologo a Kingdom Hearts 3, non può durare di più effettivamente parlando, sotto quel punto di vista. Ponte non mi ha detto che mancano cose o non mancano praticamente, quindi... E sul punto di vista della collection non ci si può comunque lamentare perché il prezzo non era altissimo e poi comunque includeva 2 giochi e il film che... Il film lascia più che risolvere dubbi, il film ne mette altri. Dobbiamo fare la guida, facciamo sta guida. Attenzione, sì, l'analogico per correre, che strano. Sto scrivendo ma al maestro. Ma dai, guarda, se non me lo diceva, attenzione. Dica. Scrivendo al maestro quella cosa e lui ha confermato. Tanto domani, Ponti... Ma qua dove c'è qua sotto? Aspetta. C'è nulla, non c'è. Tanto ho detto, Ponti domani lo vedremo in streaming e quindi ci aiuterà a risolvere tutti quei problemini. La telecamera mi sembra un pochino dura, la telecamera, è molto diversa dall'altra. Comunque sia, la brutta notizia, che io aspettavo di dirlo, è che per poter fare bene lo 0.2... Io ho dovuto obbligatoriamente, oggi stesso, praticamente ero con Ponte di pomeriggio a parlare e discutere di alcuni fattori. E mi ha detto al volo, guarda, se devi iniziare oggi a 0.2 devi assolutamente vederti il film perché per determinate faccende. Quindi mi sono dovuto vedere il film. Ora per un tempo, diciamo per cercare di risolvere questo problema del fatto che ho visto già il film, ho detto l'unico modo è lasciare domani mezz'oretta abbondante per discutere di tutti gli aspetti del film, tutti gli aspetti delle coincidenze, quello che viene collegato film e gli altri giochi. Così da poter fare questa cosa, visto che sicuramente non lo posso far vedere avendolo già visto. Scusa, ma perché a me non l'ha detto di vedere prima il film? Boh, vedi? Perché è cattivo. Può essere? Sì, è come il maestro dei maestri, vedi? Vuole mettere zizzania tra i discepoli. Quindi sei contro di me, praticamente? Io mi ricordo che alcuni di quelli che stavano seguendo con me il gioco mi avevano detto, praticamente, che... Abbiamo detto praticamente che l'avevano già visto il film, però volevano magari riparlarne visto che c'erano molti aspetti che
non si erano ben risolti o comunque sia lasciavano lo spazio che davano. Io non so se posso dirvi che domani ne se ne tratteremo abbastanza e che comunque sia possiamo fare tanto teorie allucinanti ma prive di una percentuale di, come si può dire, di verità. Di verità, sì, perché alla fine è troppo strane le cose che ci sono. Sono più ore che se do 50 euro per un gioco sono remasterizzato in porting, gioco nuovo per solo 3 ore non è proprio il massimo. E invece Peach non è relativa la cosa, perché non può durare di più questo gioco per determinati motivi che andremo a vedere. E l'altro gioco che è fatto, che è il remastered, alla fine dura praticamente quanto? 25 ore più o meno. Se lo vuoi fare per bene completato al massimo, più di 25 ore sicuramente. Io l'ho finito a 20, è andato come un pazzo scatenato, veloce di così non potevo essere, come l'ho fatto io praticamente, come prima volta intendo dire. E poi devi considerarlo come un remaster, sì, ma tu non hai potuto sicuramente giocarlo sul 3DS, comunque molte altre persone non hanno giocato sul 3DS, quindi equivale come se fosse proprio un gioco a sé singolo. Se mi dici 50 euro ti potrei dire, bah, sicuramente se lo davano a 40 era meglio. Sicuramente a 40 era più godibile ancora. Ma quindi qual è il motivo per cui non può durare? Però sicuramente secondo me il fattore che duri 3-4 ore questo gioco non è da ritenersi dannoso, perché se allungano troppo il brodo, che già è allungato abbastanza, si smerda tutto. Che è una cosa che sto notando io, è che se molto spesso allungando roba e mettendo altri casini si fa un casino dopo l'altro, quindi stava facendo di denaro molto spesso. Infatti dicevo alle persone, io se vi consiglio il gioco, magari se non siete così sicuri andate a prenderlo più in seguito, quando magari costerà sui 20-30, non lo so, io in quel caso là lo potete comprare. No, non la voglio usare la pozione, togli sta roba, non voglio usare la pozione. Boh, te cosa ne pensi? Ti torna quello che dico io oppure hai altro da dire? Sono d'accordo. Più che altro mi ha lasciato sconcertato quel fatto lì, quel video, perché ha smontato. Intanto qua siamo nel ramo oscuro che trova delle baracche. Com'è sto fatto? Non dovrebbe esserci tanto, cioè, paura, schianti, oscurità, ma al massimo qualche pezzo di roccia. Invece ci sono anche addirittura delle... Quelli che sono finiti degli interi paesi sono finiti dentro al ramo oscuro praticamente. Sì, un commento sulla grafica, come ti sembra? A me sembra molto carina. La grafica ancora devono, secondo me, più che la grafica, mettere a posto i frame, a mio avviso. Vabbè, il frame almeno... Eh? 60 sarà dura, però almeno... No, un 30, anche un 30 ben fatto va bene. Bisogna vedere come ottempereranno su Kingdom Hearts 3 alla fine, che questo gioco qui bisogna guardarlo molto anche come una sorta di demo di Kingdom Hearts 3, un prologo che ci prelude a quello. È una specie di come quei segreti che ci sono su BBS che dovevi giocare, no? Un po' come la fine di BBS, che avevamo acqua a disposizione nel Realm Oscuro, no? E qua durerà abbastanza di più rispetto a quello. Essendo il tutorial, ma sembra un tutorial, ma in realtà è importante. Ma come qualsiasi cosa. Tanto ho ottenuto un trofeo, incredibile. Comunque devo dire che a livello di scimmia che ha messo in vista del treno, ha messo di più il film. Il film non ha messo scimmia, il film ha messo... Un gorilla. Mi ha messo tipo, boh, ma che cavolo, cioè nel senso... Cioè, peggio del previsto, magari io speravo mi risolvesse qualche dubbio, invece ne ha aggiunte di robe che non si capisce una mazza, un casino allucinante. Ha aggiunto robe nuove, sì. Intanto poi si sta ricordando i fatti che accadevano su Bert by Sleep, però a me non mi torna come mai qua ci siano le baracche, come c'è finito qua questa specie di paesino. Alla fine c'è anche il castello, bisogna vedere un po' davanti. Bravo Boh, guarda, proprio farlo davanti al microfono lo starnuto così mi ammazzi. Scusa, comunque il motivo è semplice. Ricordati che questo gioco è ambientato durante l'epoca dell'1. Mm-hmm. Quindi all'inizio dell'1 l'oscurità è divagata nei mondi, perché la porta dell'oscurità si è aperta. E mm-hmm. molti mondi sono sprofondati completamente. Tutti? Quindi questo non è l'unico che troveremo. Ho capito. No, per ho intero, capito. Proprio interi mondi sono sprofondati nell'oscurità e distrutti. Ho capito. Tanto poi per rispondere di nuovo a Peach, così prima, quella specie di demo di Metal Gear Solid 5, penso adesso l'ho ricordato, parli di Ground Zeroes. Anche Ground Zeroes
di guardarlo per il gioco che è. Se tu lo devi finire al 100%, anche se è relativamente ripetitivo, devi comunque ben svolgerlo, devi guardare tutte le cose che ne traeva, ci potevi trarre moltissime considerazioni di teorie, sia teorie che sia anche presupposti effettivi veri e propri tramite le cassette. C'erano molte cose che potevi fare, anche se la base era una sola. E lì è sempre una questione di prezzo alla fine, cioè se tu pensi che il prezzo che era quel gioco non era effettivo del quantitativo di ore giocate, allora magari aspettavi quando sarebbe sceso di prezzo, ma comunque sia, io l'ho comprato e non mi sento assolutamente di dirmi che ho sprecato soldi e tempo, perché alla fine mi è servito come prologo anche quello. Ovviamente dipende quanto lo fai durare tu il gioco. Io dico la mia, sono dell'idea che se uno pensa che effettivamente non valga la pena, che sia troppo così, allora aspettare oppure non comprarlo assolutamente. No, almeno non vuol dire che non deve prenderlo, perché secondo me non si può dire comunque che sia una cosa fatta apposta per guadagnarci su. Alla fine qualsiasi cosa è fatta apposta per guadagnarci su in quel caso. No, però io sono convinto che le persone a cui questo gioco interessa non lo prendono e basta. Non si fanno scrupoli, mi dici? Sì, secondo me sono in dubbio, allora... Quello là è su se parlando di fare, io sto parlando proprio in generale, sto parlando nell'aspetto generale della cosa. Ma qua è bello che puoi dare addosso tutte le cose e ti danno delle sfedettine. Ma devo stare attento in giro a trovare oggetti oppure si speedrun? Dipende sempre da come vuoi giocarla. No, mi devi dire, guarda, puoi perdere le cose, quindi non speedrunnare. Ci sono un sacco di segreti, ma se non ti interessano, no, comunque mi interessano tutto. Per sbloccare il boss segreto, se ti interessa. Ma se sa tutte le cazzine che succede? L'ira del maestro? Del maestro sicuro, la mia no, non sono così importante. No, mio Dio. Ti ricordi le belle schippate di una volta? Ma non si possono dire. Non si possono dire, magari perché tutto viene salvato, poi se lo va a vedere i punti ci ammazza. No, scherzo. Tanto sono le... Si capisce che essendo che tutto è sempre notte, non si sa se sono le 5 del mattino o le 5 del pomeriggio. Comunque una cosa è certa. Sono le 5. Una cosa è certa, non ci sta capendo niente neanche lei. Una cosa è certa, piglia la scena. C'è sempre l'orologio che ha un significato profondo in questi giochi di Kingdom Hearts. Ti ricordi l'orologio di Kingdom Hearts 1, quello di Peter Pan? Mamma mia, che casino. Che casino. E quello di Xehanort? Vabbè, quello di Xehanort è pigliata la shit ieri. No, ieri, l'altro giorno, quando per battere ho dovuto avere un culo bestiale. Ma no, ti dico, se vuoi sbloccare il boss segreto, devi trovare tutti i forzieri. Vabbè, glielo vediamo un po' se li trovo. Intanto, sta tornando indietro il tempo. Cioè, gli basta. Cioè, lei diceva, magari fossi tornata prima quando non era distrutto il ponte. E Zack, proprio in quel caso, accanto a lei trova un aggeggio coso che, attivandolo, gli fa tornare indietro di un'ora. Ma com'è sta storia? Non ci sta. Non ci sta assolutamente sta roba qui. Che senso ha? Però il ponte è costruito male, Cioè, ne servirebbero altri di ingranaggi. Ah, vedi, 5 granaggi servono, a proposito. Attenzione, magia. Ma anche qua ci sono i punti mana, sono tornati un po' come nel vecchio stile. Abbiamo già le magie, oddio. Vedi, scendono giù i punti mana, quindi praticamente mi sembra per adesso una sorta di ibrido tra i comandi dei Kingdom Hearts originali 1 e 2 e Birth by Sleep, quelli del 3D, per così dire anche. Che ne pensi, Vol? No, secondo me è praticamente come l'1 e il 2. Di quelli è ereditato poco. E tu preferisci di più quelli, vero? Io preferisco, sì, questi qua. Mi piacciono di più. Vediamo un po' come Tantaga. Non male. Le magie sono molto poche. Guardiamoci anche che acqua, come avevo detto l'ultimo settimana qualche giorno fa, anzi l'ultimo giorno che mi sembra che stremma il 3D. Ricordiamoci che praticamente non partiamo da livello 1 ma siamo a livello 50 con acqua. Praticamente ripercorriamo quello che ho terminato su Birth by Sleep. Oddio, l'ho finito con meno di livello 50, però hanno fatto una sorta di media, penso. Tocca luce per fare apparire il comando se... Ok, salva, sì, si può salvare. Ovviamente. Come si fa a salvare? Non era con triangolo, devo andarci sopra. Salviamo. Ok, intanto sono un idiota, potevo mettere la streaming a 1080, ma la sono scordato completamente. Questo gioco è... Andiamo a guardaroba, così abbiamo sbloccato un motivo. No, lasciamo quello normale. Abbiamo già anche le magie, ovviamente, perché anche se anche con livello ovviamente 50 ci hanno lasciato anche delle magie abbastanza potenti da poter usare.
Comunque sia, gli avversari sono anche loro di un bel livello, essendo... Come spiegazione ci danno il fatto che siamo nel realm oscuro e quindi i mostri sono più forti del normale, altrimenti... Sì, esatto. Ma ci sono degli shortcut per usare i comandi magia, oggetti, eccetera, eccetera? Come nell'uno? Con L1 e tasti. Non me li ricordo più, infatti mi ha fatto bene a dirmelo. Vero, vero, certo. Abbiamo anche energica. Tutte le magie abbiamo. Le magie base le abbiamo tutte praticamente. Abbiamo tutte le magie più potenti elementali. E quella di ripristino salute in pratica, no? Sì. Non male. Tanto gli skin sono molto più amalgamati con l'ambiente a quanto vedo, Non sono che si vedono di netto. Sono più realizzati, diciamo, in modo tale che si confondono bene, Che ne pensi? Bisogna stare più attenti? Sì, non è facile trovare tutto. Ma tu sei riuscito a battere il boss quello segreto oppure sei ancora a provarci, a tentarci? Ho grindato un pochino per grindato un pochino? Sì, adesso tra poco ci riproverò. Non serve che intanto noto che i punti mana si ripristinano prendendo le sfere blu, come nel classico. Nei classici, anzi. Sì, è molto classico da questo punto di vista. Dei elementi che ha preso dagli altri ci sono, ad esempio, i cambi di stile, i comandi con triangolo. I cambi di stile come si fanno? Si attivano usando determinati attacchi. Dopo un po' che usi certe magie. Ma i cambi di stile non erano corrispettivi di Birth by Sleep, quello là tipo brava magia, roba del genere. Esatto, proprio quello. Allora vedi che ho detto io bene che è una sorta di mixaggio tra i due. Posso andarci qua sopra? C'è solo quello che hanno tenuto alla fine da Birth by Sleep. C'è un ingranaggio sopra. E la barra di tiro. Anche. I comandi di tiro anche hanno mantenuto. Ovviamente la missione adesso è prendere quell'ingranaggio e arrivare a 5 in modo tale da poter ripristinare il ponte. Abbastanza semplice da quanto pare. Arrivare a 5 in modo da poter ripristinare il ponte. Mi sembra abbastanza palese. Sto guardando se per caso sopra queste tetti non si trova qualche cosa nascosta, ma non penso. Tante cose nascoste. Ci sono gli obiettivi se li vuoi fare, ma non penso. Tanto qua c'è un ingranaggio, prendiamolo subito. Se guardi con Meno start, dici? Sì, sono gli obiettivi, sono tipo missioncine o oggettini o segretini da fare. Devo sempre leggerli, oppure li posso ben capire. E, cioè, sono indicazioni, tipo, trova il coso segreto, trova quello, fai quello. Vediamo, adesso guarda. Oh merda, sono più... Ogni volta che ricompriamo il ponte gli viene in mente qualche ricordo del passato. O forse lei che non si ricorda più una mazza. Sempre ricordi di shit, però. Sempre ricordi di shit, vabbè. Birth by Sleep è stato un gioco che pigliava shit continua, quindi... Allora, vediamo un po'. Quindi obiettivi. Sono gli obiettivi alla fine sono di più sconfiggere determinato mostro, eccetera, eccetera. Sì, quindi... ma ci sono anche altre copine di segreti interessanti. Ci sono dei segreti che sono circa gli scatoloni o qualcosa del genere. Scatoloni? Oh merda, che schiante che sto prendendo. Ci sono segreti interessanti, tipo in quel livello lì. C'è il segreto di trovare una stella cometa e di raggiungere il punto più alto del livello. Ma quando raggiungi il punto più alto come fa a dirti ok hai conseguito l'obiettivo oppure non te ne accorgi nemmeno? No, ti esce scritto in alto come il trofeo. Come trofeo addirittura, ok, non male. Ma il punto più in alto l'ho visto quale praticamente, ma devo vedere come si fa ad arrivarci. E devi anche cercare una stella cometa. Devo anche cercare una stella cometa, quanta roba devo fare? Hanno aggiunto praticamente la versione potenziata delle magie, quella oltre il Tandaga, Firaga, eccetera. Beh, c'era anche su Birth by Sleep quello, se ti ricordi, eh. Sì, però qui l'hanno messa un po' diversa. Poi lo vediamo, andando avanti. Però si chiama quella Y. Come? No, scusa, quella J, tipo Firaha, non so come si pronuncia. Dopo lo vediamo. Ho una bella fantasia ogni volta. Quindi questa collection quanto ci mette a fatto venire di giocare il 3? Allora, il 3D... No, io dico in generale.
Ti dico, il 3D Pok lo 0.2 molta perché per, non per la storia ma per il gameplay, cioè perché ho visto come sarà, quindi moltissima. Certo. E il, per la storia il film un sacco. Interessante. Ancora di nuovo posso andarci, non tanto per il 3D che è comunque un bel gioco, perché però come lo fai arrivare laggiù? Sto andando qua sopra. Sì. Non lo consiglio per il 3D, ma per gli altri due. A quanto 3D sia stato comunque sia, c'è sempre roba. Ma chi è che ha messo lì quegli ingranaggi? Cioè, proprio ha fatto il danno, ma ha messo anche la risoluzione del danno. Ha fatto il danno. Boh. Cioè, chiunque sia stato, non ha molto senso. Quello che ogni volta che sblocchiamo un ingranaggio ci dà anche praticamente una, ci acquisisce una nuova abilità. Doppio volteggio adesso, non male. Sì. Doppio volteggio, secondo me vuol dire che sono anche quasi in ordine gli ingranaggi da prendere, perché praticamente secondo me se tipo non prendi uno non puoi andare nella, in quella direzione, quindi potrai prendere anche l'altro. Sono messi apposta a mio avviso. E sta usando, praticamente adesso sta usando il Keyblade di... Di Eracus. Sta usando, non è il suo Keyblade. Che fine aveva fatto il suo Keyblade? L'ha sparato fuori dove c'era insieme a terra. Non l'aveva fatto diventare praticamente... Una astronave per farare fuori la sua armatura con terra. Sì, l'ha fatto diventare il veicolo, in pratica. L'ha fatto diventare il veicolo che aveva, con cui aveva trasportato fuori terra, Nort, in pratica. Quanto mi ricordo. Sì, sì. Abbastanza incasinato questo posto, eh. Ma devi vedere gli altri se ti sembra incasinato. Le boss fight come ti sembrano? Molto belle. Vedrai anche tu, ma sono veramente... Questo qua sembra un Pyros da quanto è bastardo. Io sto notando praticamente che se gli lancio magie di fuoco praticamente non gli fa danno. Sì, vabbè, pensavo lo curasse addirittura, invece devi usare l'elemento opposto. Certo, come... beh, quello è normale. Però volevo dire se lo curava. Invece praticamente l'ha annullato l'attacco. Ha annullato l'attacco, sì. I nemici sono anche abbastanza bastardi. Che difficoltà hai settato? Vabbè, sono te che difficoltà ho settato. Esperto. Ma dai. Se non metto esperto poi... non ti si arrabbia. Ah, c'è pure quello con R1, la barra focus, cioè... Ma vedi che c'avevo ragione io, che era un incrocio tra tre comandi di Birth by Sleep e quelli invece... Quanto era stata abusata, tra l'altro, la barra focus nel Birth by Sleep? Eh? Quante la usavamo la barra focus nel boss? La usavo abbastanza, la usavo, eh. No, appunto, dico, contro i boss è un sacco perché. Infatti. Io penso che se non avessi avuto quella qualche boss non l'avrei, io non sarei riuscito mai a farlo, eh. No, era veramente forte. Ti ho detto che c'era quel boss che a me non gli entrava mai l'attacco, quello lì con la barra, ho dovuto fargli uno buggato, ti ricordi? Sì, era terra, no? Terra. Era proprio terra, no? Ah, è vero, era terra. Io ho dovuto mettergli l'attacco con l'altro, che non mi ricordo più come si chiama, quello oscuro, quello che gli va addosso, praticamente. Te invece usavi quello degli arcobalenini, che sicuramente ci saranno anche in questo gioco. Sicuramente. Che cosa? Quello degli arcobaleni, che fa? È l'unico che c'è in questo gioco. Ah, l'unico addirittura? È quel, secondo me è l'attacco peggiore, quello. È il suo più forte. No, secondo me è il peggiore. Secondo me è il peggiore, quello. No, in realtà è il suo più forte. No, è il peggiore. È quello, sarebbe quello più forte di acqua, per quello che te lo danno, perché è l'ultimo che prende. Sì, ho capito, è l'ultimo, che è l'ultimo è sicuro. Però non è il più potente perché praticamente devi pregare il cielo che quegli attacchi vanno tutti addosso. Invece con quell'altro che si teletrasporta, magari togli di meno, ma è sicuro che lo becchi. Cioè devi considerare questa cosa qui, non l'hai considerata, eh. Ma a me piacciono entrambi, però nel senso a livello di storia, il più forte è quello.
Oh, che cacchio è? Pensavo che si... che volasse, invece mi ha fregato. Non so qua ci possa andare. Ma l'hai raggiunto il punto più alto? No. Pensavo che ci fosse un collegamento col salto, invece non c'era. Vabbè, continuo ad andare avanti. Eh, shit. No, va bene invece. Un commento per ora sul gioco? Ancora molto... molto incomprensibile, bisogna capire un po' come fare ad andare avanti. Se no, faccio così... dico sul gameplay, tutto, diciamo. La forma del gioco. Intanto sto andando qua, vediamo se questo, se qua è il punto più alto. Se è come avevo previsto, vediamo un po'. Se penso di sì. Si è fatto, ha fatto tipo una specie di cutscene. Ok, in cima alla città ho ottenuto ali, quindi ci dà praticamente anche la ricompensa estetica. In questo caso del guardaroba in pratica. Sì, sì, in questo gioco qua le ricompense sono solo estetiche, però penso che se introducono questa cosa anche nel gioco normale... Come sono estetiche? Detto che ci sono anche i potenziamenti più avanti del... Bella. Ah no, non si può andare, potenziamenti delle magie, mi hai detto anche quello. No, quello lì non è che li sblocchi, ce li hai già automaticamente. No, io ho tanto Firaga, Bizzaga, Tontaga e Energiga. Perché non hai trovato l'ultimo ingranaggio. Ah, mamma mia, mi sta spoilerando, mannaggia lui. Spero che posso controllare anche qua nel dialogo se per caso ho missato qualche oggettino. Così me lo faccio controllare un pochino più di più il gioco. Comunque devo dire, a livello di livelli... A livello di livelli, mi piace questa frase, vai. Mi sono piaciuti molto perché sono ritornati un pochino più sul livelli... Classico. Sul classico, nel senso un po' più aperti con cose sì, nascoste. Anche quello a me non mi era piaciuto molto dei nuovi. Dei nuovi nel senso di quelli che non sono parte dell'avanzata... Diciamo, come si può dire? Come si possono chiamare? Del percorso principale, della serie originale. Sì, possiamo parlarlo così. Comandi situazionali, che nome assurdo che ci hanno messo. Ah, premi triangolo. E premi per attivarlo. Ah, Firaja. Va bene. Cosa ne pensi di Firaja? Beh, non posso sapere ancora niente. Ecco qua, in attesa mi dice, infatti. Fra tipo 15 secondi posso usarlo in pratica, giusto? No, lo puoi usare entro 15 secondi. Poi lo perdi. Ah. No. Ma sprechi un botto di punti mano, quanto vedo. Anzi, ti vanno proprio a zero, ti vanno quando lo usi. Quindi conviene usarlo proprio al massimo una volta fatto. No, è vero. Lo puoi castare anche se non hai mana. Ah, avevo visto che mi scendeva i punti mano, mi scendevano. Oddio, c'è brava magia. Te la ricordi brava magia, Peggiore... Qua sembra meglio, però, se devo essere sincero. Secondo me è merda uguale, però... Vabbè. Ma poi ti ricordavi quell'altra? Quell'altra lì quando lo sapevi morivi, praticamente. No, è molto meglio. Stiamo scherzando. Come si fa per negargli e dirgli, ok, basta che usi brava magia? No, non puoi. Finisce il tempo e finisce. Ok, abbastanza interessante. E per gli oggetti c'è tipo vedere quanti abbiamo missati di oggetti o cose del genere, non c'è da negli modo di vederlo. Ero, ciao! All'1:30 è il mio 15° compleanno. Mamma mia, ci faremo degli auguri incredibili allora, sicuramente. Poi all'1:30 sai anche addirittura il momento esatto della tua nascita. Boh, che ne pensi questa? Questa è balorda, Anch'io lo sono, mia. Io non me lo ricordo, penso che anch'io sia di notte fonda. Vabbè, penso che aver finito tutto qua la zona. Se vuoi controllare, basta che controlli gli obiettivi e ti esce. Eh? Controlla degli obiettivi, te lo dice se hai fatto tutto. No, mi interessava sapere se ho fatto i tesori, se li avevo presi. Controlla. Oh mamma, che botte assurde, oddio. Ammazzo questo boss e poi oh merda. Ah, il tasto cerchio qua per evitare l'attacco. Come oh merda. Non è il tasto. Come il tasto cerchio per evitare? Vuoi un aiuto per quella cosa? Aspetta. Che famoso l'attacco quello suo. Una cosa importante. Dica.
dei boss sciame, che ce ne saranno altri, tipo quella torre lì che stai affrontando, quando diventano rossi sono, gli attacchi sono imparabili. Quando invece sono neri o gialli, ok, è normale. Quando ho capito, quando sono rossi cosa succede? Quando sono rossi vuol dire che ti stanno facendo degli attacchi che non puoi parare, puoi solo schivare. Ah, ho capito, interessante. Tutti i boss di questo gioco. L'ho visto adesso. È proprio provato a schivarlo e sono morto. Sono preso le stecche lo stesso. Minchia, ma mi stanno venendo tutti addosso. Che roba è? Vabbè. Sono valoroso. Ha un bel po' di. C'ha un bel po' di vita sta cosa qui, eh. Sì, ti ho detto che sono. Porco demonio! Sono impegnativi i boss qua. Ok. Sono impegnativi secondo me i boss in questo gioco. Sì, abbastanza. Aspetta quanto è. Oh mio dio, per essere il primo. È difficile evitare i colpi di sti qua, eh. Sì. Prendiamo un oggetto, va, pozione. Vai. Mamma e stecche. Un'altra pozione, vai. Ok, rimane l'ultima barra. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vai, brava magia di nuovo. Forse che riesco a sto giro. Vai, ce l'abbiamo fatta. Alla prima, dai. Anche se siamo in difficoltà esperto. Ritato o no? Eh? Ritato? Allora, Vito, li faccio in privato gli auguri, tranquillo, ti mando un messaggio. Dicevi Bull? Tritato? Sì, dai, tritato no, però l'ho battuto. Tritato per tritare un mostro vuol dire che non devi subire quasi danno e tritarlo in un attimo. Diciamo me l'aspettavo più facile il primo, Se non avessi avuto le pozioni sarei morto. La cosa che a me mi dà fastidio è appunto questa, Bull, cioè... Quando si poteva usare l'energia dai giochi fuori da quelli principali, no? Sì. Era più la portata, perché potevi usarlo abbastanza volte, potevi usarlo. Invece qua, quando ti finisci con punti mana, sei fottuto. Puoi usare gli eteri al massimo, quindi devi usare due cose. Devi prima usare l'etere per ripristinare i punti magia e poi curarti praticamente. Quindi è un casino. Sì. No, beh, usi direttamente l'oggetto che cura. Invece là, praticamente... Se magari non ce l'hai è un casino. Invece quell'altro basta che attendevi, quindi scappavi o ti muovevi bene. Ma anche qui puoi attendere. Oddio, questa cutscene, perché c'è terra? Queste sono sicuramente traveggole del realm oscuro. Anche qui puoi attendere in realtà. Ma se attendo mica mi si ripristina nei punti di magia. Sì, da solo. Ma ci mette 20 anni però. Sì, è un po' più lento. Lo sapevo che era un miraggio, sicuro, un ologramma. Tanto Aero ti sta dilettando, visto che il suo compleanno non gli diciamo niente, dai, che di queste battute. Mamma mia, però l'ultima è bruttina, eh. L'ultima è veramente brutta, Aero, veramente, oh mio Dio. L'ultima è veramente brutta, mamma mia. Meriteresti le insaccate, eh, a dirla tutta. Ma se lo dice Bull è grave, eh. Se lo dice Bull questa cosa è grave. E io me ne intendo di queste cose. Bull è uno dei massimi esponenti di insaccate. Lo sta diventando anche Ponti. È un buon esponente di insaccate, però. Mamma mia, un maestro. Ma Ponti oggi il bidone di Ponti doveva esserci in chat. A me ha detto venivo, poi non è venuto. Io non ho parole. Ma il bidone di Marco sta facendo false speranze. Quello che accade all'esterno del. Il bidone di Marco col pirata? Eh? Bidone di Marco col pirata. Io ho fatto il bidone oggi al pirata, per essere qui, eh. Lo dico e lo confermo. Quindi se il pirata è in streaming? Se il pirata è in streaming si incazza una iena. No, però non è in streaming perché sta giocando, quindi in questo momento. Oddio, ma è questa? C'è un sarcofago. Un altro. E dentro c'è Ventus, che gli piglia una scitta anche da morto, che ne pensi? Anche questo è un miraggio, perché non ha senso, dovrebbe essere nella sala nascosta nel castello del dimenticato. Com'è che si chiamava quel castello là? Castello dell'oblio. Il castello dell'oblio doveva essere lì, quindi. Nella sala del risveglio del castello dell'oblio. Secondo me sta pigliando una scelta talmente grossa che vede queste sorte di robe strane. Oppure è colpo delle islazioni di essenzo che cadono nel mondo oscuro. Una cosa di queste. Bol con i sacchi ci sa fare. Anche con quelli, guarda. Con? Eh? Con i sacchi? Boh, ha detto così.
cazzo! Che cos'era questa? Perché? Preso un morto. Vabbè. It's a mirror. È uno specchio, la prima cosa esatta che ha detto Acqua in questo gioco. Attenzione, ma lo specchio che specchia la stessa immagine. Attenzione, giochi all'avanguardia. Oh, quindi sei arrivato al mondo dentro? Devo buttare dentro? Abbastanza. Non ho capito, cioè vuol dire che ho skippato forte? Sei già arrivato al mondo dentro. E quindi? È male o bene? Sei quasi a metà gioco. Ma va a letto, ma non è possibile. Vabbè, è uno scherzo. Non è uno scherzo. No, fidati, ci sono stato il giusto prima. Cioè, i simboli zodiacali intanto dietro. Pesce, ariete, leone, gemelli, scorpione, leone. Piglia la shit. Boh, ma tu sei del segno che piglia la shit, eh? Sì. Qui parte la ship, mamma mia, hai visto l'ultima battuta di Ero? Mamma mia, Ero veramente... Qui parte la ship, no, mamma no, mia, questa è veramente no, da... No. Oh mio Dio. No. Ha così tanta brama per il compleanno che sta smenando robe assurde. Intanto siamo a fare Link Shrine, eh? Sembra quasi praticamente che da qua si aprono questi sorti di specchi che si collegano ad altre zone del Ramo Oscuro quello simili tuo, praticamente. Quindi una sorta sarà, di base. Quello sarà il tuo incubo. Eh? Quello sarà il tuo incubo. Ma è un incubo metaforico o un incubo sul serio? No. Che no, non ho capito. Come non l'hai capito? Sarà il tuo incubo è una metafora oppure vuol dire che è quello l'incubo del gioco che fa parte del gioco l'incubo? No, è metaforico. Ah, ecco. È il mondo dentro, è il mondo dentro. Mamma mia, ma qua è tutto. Ci sono gli specchi, ma è un casino assurdo qui. È il mondo finita qua. Cioè, quando ti accorgi che sei nel mondo dentro, vuol ma dire. Che... A me somiglia molto sempre alle zone di Dark Souls, nel senso che io posso scegliere dove andare. Ci sono più specchi. Dov'è lo specchio giusto per andare? Vedi tu, intanto piglia la merda in tutti, quindi. No, veramente, dove bisogna andare? Sì, veramente, piglia la merda in tutti, è uguale. No, ma magari c'è uno che è più fattibile adesso, l'altro è fattibile sono dopo. Sono tutti allo stesso livello. Ma che palle così. Dai, forza, sei qui per consigliare, allora, consigliamene uno. C'è il drago antico, quindi lo eviterei. Quale? In uno c'è il drago antico, nell'altro ecco, c'è... Ecco, sicuro lo becco se mi dici quale, forza, aiutami. Nell'altro c'è Gwyn, poi nell'altro c'è invece... C'è Gwyn, C'è Gwyn, poi nell'altro c'è Nito, e vabbè, nell'altro va, c'è Sito. Possiamo perdere. Ah, mi stai prendendo per il culo fin dall'inizio anche col drago, ma vaffanculo, ti stavo prendendo sul serio, ma va a letto, va. Attenzione, ora ho disegnato dei pesci, per cui dice che deve stare muto come un pesce, in effetti. A parte la shit, veramente è stata una battuta pessima. No, questa qua è l'unica battuta carina che ha fatto, secondo me, fino adesso. A parte la shit. Eh? Parte la shit, quella lì? No, quell'ultima che ha fatto adesso. Ah. E parte la shit era stata una bella battuta. Insomma, dimmi dove andare. Oddio, ma qua c'è un tesoro intanto. Boh, dimmi dove andare, forza. Dove vuoi, non c'è una strada. Mamma giusta. Mamma mia, Ponti mi avrebbe detto dove andare, cattivo. Allora vai in senso orario. Ah, in acquario, devo svegliare i pesci, è vero. Vai è in vero. Senso orario. È vero, l'acquario c'è adesso, pesce più... Sembra che c'è prima acquario e poi pesci nel febbraio. Vabbè, allora a caso, vado qua. Devi andare vai in senso orario, quella è la soluzione. Ma io non so più qual è il senso giusto. Del salvataggio in poi. Ah, siamo andati un po' di andare in senso orario, quindi vado a sinistra praticamente. E io andrebbe sempre a destra, perché è un fan del duce. Ma che cazzo... Vabbè. Ok, siamo andati quindi a sinistra, seguendo l'ordine orario consigliatoci da Bull. Bello che io sto accettando il suo consiglio. Dovresti essere dentro... Ma la musica piglia una shit tremenda. Ma mi ha fatto tornare dove ero prima, Ma dovresti essere dentro al mondo dentro. Ma ho fatto tornare dove ero prima, ho fatto tornare. Non rivedrai mai più il Rame della Luce, oh mio Dio. Ma è tipo un dedalo? No, aspetta, madonna. Qual è l'uscita giusta? Secondo me mi piglia male, secondo me nessuno di questi posti porta una cosa giusta. Tanto è scandalizzatore io, boh, complimenti. Tu sei dentro al mondo dentro. Ma ti ricordi voi quando eravamo... Come si chiamava il posto quello che mi ha portato quello carino quando c'erano le zone di tortura e le cose medievali con Sauron? Grazzano. Ah, Grezzano. Ti ricordi il negozio dove c'erano tutte le... Oddio! Dove c'è tutto del duce, ti ricordi? Sì.
E Rio ha smattato, infatti. Dovevamo portare dovevamo dargli un portargli un souvenir, che dici? Rio infatti ha smattato alla vista del duce. Rio è un famoso estimatore del duce, questo che mi vuoi dire? Tanto guardando gli specchi si formano dei cose assurdi. Oh merda. Però se c'è muoio. Devi risolvere il mistero dello specchio. C'è anche un obiettivo. Però morendo? Si risolve morendo? No. Spero che mi faccia tornare dovrò più... Ah, meno male. E come cacchio fa arrivare là sopra? È un casino. Ah, ci è arrivato, meno male. Pensavo non ci arrivasse, era troppo alto. Invece devo riuscire a calcolare meglio il salto. Com'è il mistero di questo riame? È che piglia una scita tremenda, però non capisco chi è che dice quella frase. Non uscirei mai più da qui. Ho sbloccato un nuovo obiettivo. Secondo te vado a guardare il nuovo obiettivo? No. Mamma mia, boh, ma com'è che mi conosci così bene? Secondo te riuscirò a prendere tutte le cose? Può darsi. No. No, come no? Me l'ho sempre prese, ma che cattivo. No, perché in una run sola è impossibile prenderlo. Ah, veramente? Sì. Perché è impossibile che sblocchi perché, delle zone in più dopo? Sblocchi dei cofanetti in più c'è dopo. C'è il poster in camera appeso a testa in giù. A testa in giù! A testa in giù! L'hai capito che citazione era? Sì. Ma allora non voglio dire una cavolata, ma a me mi sovveniva che praticamente quelli che erano d'acqua erano deboli all'elettrico, mi sto sbagliando. Anche a me, il problema è che in questo gioco sono deboli al fuoco e la cosa non ha senso. Non ha senso. Però così. Boh. Quando sto morendo, meglio curarsi. Dai. Dai. Dai, vuole che con me, secondo me riesci a battere il tuo boss segreto. Ma non ci sono ancora arrivato, sto facendo quello prima, quindi penso che... E sto morendo a quello prima di quello. Una domanda, ma i comandi che vengono col triangolo, con gli segreti, bla bla bla, ma vengono casualmente oppure c'è un modo per poter attivare proprio quelli che voglio no. Io? Se tu usi molti comandi di fuoco, ad esempio, ti esce Tirage. Ho capito. E se io mi curo? Niente. Cioè, come fai per far uscire brava magia? Picchi normalmente. Eh? Picchi attacchi normali. Ah, ok. Ha solo brava magia? Sì. Secondo me c'è solo brava magia. Vabbè. Ornamento radioso, intanto. Ma gli hai messo le orecchie da Neko Boy? No, mi sta tritando. Mamma mia, boh, sta prendendo una scelta tremenda. Ci vuole la natura, i pesci mangiano i plankton. L'acquario mangia i pesci e il leone viene mangiato dall'acquario, eccetera. È la fine. Oh, ma questo leone viene mangiato dall'acquario, interessante questo. Tanto ho raccattato una gemma. È importante, Bull. Sì, devi trovarne 6. Ah, 6? Devo fare gli obiettivi. Ma questa è la miniera dei nani, o mi sbaglio? Cazzo. Ok. Che ti sbagli. Cosa? Questo non me l'aspettavo no, da te, questo spam. No, è giusto. È la questo spam da te non me l'aspettavo. No, è la miniera dei nani, è vero. È la lamiera dei nani. È la lamiera. È una miniera. È la fabbrica di lamiera dei nani. La fabbrica dei mostri è aperta giù in città. Ti ricordavi questa pubblicità? Non l'hai vista? Sì, ce l'avevo io. Davvero? Sì. Era cancerogena bestia quella roba, Le mangiavo anche. Cosa, veramente? Sì, li creavo e li mangiavo. Oh mio Dio. Ma guarda che potevi creare anche i ragni, lo sai? Sì, ma non li facevo. Eh? Non li facevo, facevo gli altri più belli. Che casino è sta roba? No, aspetta, non ci sto capendo una mazza, non so che è successo qui. Niente, a me non mi mangio nessuno perché non... Oh mio Dio, nel baratro devo finire, no? Un casino con lo specchio là, ma... Va montato nella parte giusta, secondo me. Forse va tolto e va montato da là, darsi. Ma te mi sa che non hai risolto il problema della miniera. Come fai a saperlo? Hai creato una stellina con l'immagine dello specchio. Eh? Non l'ha risolto. Che vuol dire? Devi bloccare praticamente le piattaforme in modo che formino una stellina azzurra. E che vuol dire? Ma? Ma quali piattaforme poi? Quelle che devi bloccare con lo specchio. Ma lo specchio è semplicemente un obbligo con un triangolo. Devi fermarle quando formano un simbolo della stellina. Ma quale stellina? Non vedo niente. Merda, sta pigliando. Ma
Ma guarda la streaming, di cosa stai parlando? Io sono messo. Ma l'hai già perso, sei già troppo avanti. Sei già troppo avanti. Sì, io devo montare da quella parte praticamente. Hai già lasciato troppo. No, forse ho capito. Va montato da questa parte, secondo me. Dove l'ha montato? Ah, me lo monta dietro, me lo monta qua così. Ah, forse ho capito. Proviamo a montare dall'altra parte. Quindi se faccio di qua dovrebbe andare bene praticamente. Vediamo se ho ragione. Quindi di qua dovrei riuscire ad andare avanti praticamente. Comunque Error è interessante la sua teoria. Morirà praticamente tanto quando esso avrà modo di far diventare biodegradabile il vetro. Interessante. Bull sta tiltando per il suo combattimento intanto. Te l'ho una idea. Intanto a me sembra che l'ho risolto. C'è una cutscene adesso. Però di gemme ne ho soltanto trovata una. Secondo te l'ho fatto bene quel pezzo? Da 1 a 10? Da 1 a piglia shit quanto ho fatto bene? Cosmic shit. Oddio, perché c'è un'altra acqua? Ah, era lei che mi parlava prima e diceva che era tutto finito. Diceva cose brutte. Ma? Mi offende se dice cose. Vado a combattere contro me stesso? È forte? Sì. Ma non troppo per ora. Diventerò più forte dopo. Spoiler. Mamma mia. Sento puzza di Lingering Will. Anzi, Lingering Despair, come dice il maestro. Cosa pensi di Lingering Despair? Non ho capito che hai detto. Lingering? Despair, come ha detto il maestro. Non Will, ma Despair. È il nome che ha dato lui al boss. Boh. Balordo. Oh, mi sembra abbastanza... abbastanza cagoso. È una topaglia era da battere. Mi ha fatto pigliare male per niente. È facilissimo, Bull. Era facile proprio, ma facile era. Più facile questo o la torre demoniaca? Più facile questo o la torre demoniaca? Qual è la torre demoniaca? Posto di prima. Ah, molto più difficile di prima, stai scherzando. Stavo per morire due volte. Se non avessi avuto le pozioni sarei morto praticamente. Intanto ancora non si sta capendo una mazza. Se dicessi che io ho fatto più fatica con quello? Tanto ci sono insaccate di Arrow, ti ricordo che è un grandissimo estimatore delle nostre fac, nonché fervito seguitore praticamente, quindi... Estimatore del fac? Esatto, eccolo lì, sì esatto. Quindi se per caso ti azzardi a fare spoiler, guarda che ti banno, Ma lui mica non gli piaceva sto gioco. No, quello era Luca. Ma un tiro di una mazza. Oddio, ho trovato un tesoro assurdo qua. Te l'hai mai trovato questo tesoro qui? Questo ne è imboscato, questo. Cioè, ecco, la mega pozione. Mamma mia, proprio... veramente un premio. E poi la mega pozione è quella che cura gli alleati e in questo gioco non ci sono, quindi vabbè. Eh? E poi la mega pozione è quella che cura gli alleati, quindi non ha senso. Ah, c'è Topolino, scusami. Mamma mia, spoiler qua al maestro. Ma come spoiler? Lo sanno tutti che qua c'è Topolino, l'hai visto in miliardi di trailer, se hai visto. No, basta. Io ma come basta? No, basta. Come basta? Se lo sa pure io, secondo me. Ma c'è qualcuno in chat? Ero, ci sei te? Ma stranamente oggi non c'è nessuno, non so come mai. Pure è lunedì, non vedo come mai. Bolle, cosa ne pensi? Ti ha preso una merda, tutti. Ha preso una shit assurda. Non è colpa di Ponti. Perché ha spoilerato e ha fatto prendere shit. Mamma mia. Guarda che roba, guardali. Come bestie. Ma stai praticamente prendendo le scopole, Bull? Sto facendo il penultimo boss prima di quello segreto. Sono un po'. Sono fastidioso. Oh, sono aumentato il mio livello, livello 54, ma sto grindando, Bull. Già 54? Mamma mia, e questa è Benji Grinder. Serve alla fine a 60. Ok, pare di aver finito qua, controlliamo se nel caso non c'è qualche scrigno, ma non vedo niente, quindi possiamo andare avanti. Ci sono, ma guardo e basta. C'è anche Peach. Sì, è vero. Guardo e basta. Oggi Peach. Boh, cosa ne pensi di Sanremo? Dai, una. Rispondi a Rio. Ah.
Aspetta, un secondo che poi gli rispondo. Però prima devo risolvere una situazione. Io devi aspettare che lui risolva una situazione. Ma vogliamo una risposta seria, però, eh? Babalorda o seria? Ma? Cosa ho detto adesso? L'ho detto. Allora, siamo andati da questa parte. Doveva essere il lato opposto. Tanto ancora non ho risolto la mazza di sto specchio. Vieni di qua. Io spero che lo specchio che risolva tutto non sia l'ultimo, se non l'ho preso in quel posto, praticamente. Perché che risolva tutto? Io ti bando dal gioco delle Barbie, Ball. Oh mio Dio, Ball, hai capito che ha detto Errol? Ti bando dal gioco delle Barbie. Oh, ma che cacchio c'è qua? Ma qual è, scusami? Lo specchio che risolve tutto? Eh? Qual è lo specchio che risolve tutto? Non lo so, perché ci sono molti di specchi e... spero non ci sia uno che risolve di qualcun altro. Intanto vediamo un po' se è vero che Firaga gli fa danno a questi. È vero. Questo gioco, comunque, mi sa che non sai che non è il primo gioco che lo fa. C'erano altri giochi di Kingdom Hearts che erano così. Praticamente sui giochi di Kingdom Hearts, quelli d'acqua sono deboli al fuoco. Ma anche viceversa, quindi. Cioè, mi stai dicendo quindi il fuoco è resistente all'acqua? Perché non ha senso come cosa, effettivamente. Comunque, Borsa, lui sta aspettando la tua risposta, eh? Ah, è un programma che ci sta a guardarlo, cioè una volta all'anno, e può essere divertente da seguire. La domanda... ma una risposta seria, non una risposta... una risposta che accontenta tutti, praticamente. Una risposta seria. Per quanto uno possa non piacere la musica italiana, comunque ci sta a darci un occhio. Tanto per vedere, così, cosa succede, chi c'è. Ma tu lo vedresti? Ah, sì. Perché no? A volte sono anche ospiti importanti, internazionali. Quindi consigli di vederlo? Ah, c'è sicuramente di peggio e sicuramente di meglio, però ci sta. Ma ragazzi, questa è la risposta di Ball, molto fervida, molto diplomatica. Praticamente. È un po' di parte, perché Ball, essendo un virtuosista della musica, è un po' di parte, però. Che ne pensi? Ma... boh, ma mi sto facendo una casata, mentre sto andando avanti di continuo e sono perso. Mi sembra a livello di Super Mario, quello lì, che mentre sto continuando a salire e non succede una mazza. Sto sbagliando qualcosa? Probabilmente sì. Ok, stiamo sbagliando qualcosa. Ma è uguale a livello di Metroid, è uguale quello. Cosa? Qual è il livello di Metroid? Aia, sto morendo. No, no, adesso mi dici qual è il livello di Metroid, intanto. La miniera di Metroid. La miniera di Metroid non è, esiste soltanto su Metroid Prime 1, mi pare la miniera, quella di Paizon. Ma non penso proprio che tu abbia giocato a quel gioco, quindi... no, dubito. Ah, insaccate. Oh, ma come si fa ad andare avanti qua? Dovete insaccate. No, non posso più andare avanti, boh, come si fa? Dove sei? Ah, lì? Ah, quello è simpatico. Quello è simpatico. C'è un trucco per andare avanti. Devi non avevo capito. Esplora bene quello che sta succedendo e lo risolvi. Devo osservare bene, ma... vediamo, ma... tanto se ogni volta che ti succo lo specchio torna indietro, praticamente, quindi è una merda, essenzialmente. Muri invisibili non ne vedo. Devi capire cosa succede, perché quando entri nello specchio ogni volta qualcosa cambia. Ogni volta qualcosa cambia? Sì. Ah, intanto qua c'è qualcosa. Gran pozione, finalmente qualcosa di utile. Ok, ci sono arrivato comunque. Ah, c'è lo specchio qua. Sono al boss segreto. Io credevo che già stavi combattendo contro il boss segreto. Oh, no, di nuovo? Di nuovo la tizia, però. C'è. Ero nella strada per il boss segreto. Ma poi perché dobbiamo combattere contro questa tizia, praticamente? Perché ci picchia e tu la picchi indietro. Sì, vabbè, questo è quello che si vede, ma perché? Oh, se tu vedessi un altro te stesso che ti mena, non lo meneresti. Vabbè, quella è la conseguenza, ma perché un altro me stesso dovrebbe menarmi? È quello che mi chiedo io. È la parte oscura di acqua. Ma come? Non era... oh, merda. Insomma, è difficile, eh? Mi dia delle stecche, però sta qui. Oh, vai. Ah, ho capito. Quando in basso a sinistra si sviluppano quelle sorte di cosini, vuol dire praticamente che sono quasi
Oh merda. Madonna che stecche che piglia. Ma sta ridendo alle mie spalle sta tizia, oh. Non siamo abbastanza sempre ad evitare questo. Ma è la secret fight quella? Poi siamo uno spoiler di così. Ah, qua non si può attaccare, vabbè, attacchiamo normalmente. Non ho capito quando, quando puoi sbloccare Brahma. Ah, è già morta, però lei è una cavolata ammazzarla. Si rompe lo specchio, si rompe ogni volta che prendo lo completo, da quanto ho capito. Andiamo di qua, qua non ci siamo mai stati per adesso. Oddio, oddio santo, oh mio Dio. Che succede? Siamo in un posto tutto... Oh mio Dio, eccoci qua. Tutti i livelli balordi in questo gioco, eh. Lo sapevo, mi riportavo indietro. Proviamo ad andare di qua che c'è questa roba qui che si illumina infatti, eh. Infatti, vediamo un po'. Che cacchio è? Ora guardo... Oddio santissimo! Non si capisce più una mazza! No, amore, cos'è? Oh mio Dio, sono a testa lì in show! Testa lì in show! Hai capito dove sono? Oddio, sì, sì, nella sala delle colonne. Oddio, non si capisce una mazza, non si capisce! Ma che casino è? Mamma, che casino! Mamma mia, un casino assurdo! Questa è la sala dove si sbocca tutto, si sboccano i dolcetti qui. Tutti. No, ma è un casino allucinante qua, eh. Qua è un casino allucinante. No, di là non si finisce la mazza. Che mal di testa quel pavimento. Sì, effettivamente. Madonna santa. Ah, ci sono anche i mostriciattoli. No, perché si è curata. Ho sbagliato il tasto. Ecco, ora che mi serve la cura non ce l'ho più perché sono un coglione. Andiamo di sbrigarcela in questo modo. Ok. Ok. Non ne vedo più di colonne da distruggere, non so perché. Ah, eccone qua un'altra. Questo bisogna distruggerle tutte. Vediamo che c'è qua. Ora di nuovo la mal di testa anche adesso. Oh cazzo. Cosa ne pensi di quel livello? No, mi dà fastidio, mi piglia la shit, mi piglia, È il mondo dentro, te l'ho detto, è il mondo dentro. È il mondo che da buttare dentro, dici? E mo? Mi sono infiato dentro uno specchio, speriamo che torni normale la faccenda. Di nuovo bisogna combattere. Sì, e l'ultima volta era più difficile. Non so qual è l'ultima volta, quindi per adesso... Quella. Ma che cacchio. Quindi vuoi dire che fino adesso abbiamo scherzato? Sì. E chissà che non stesse scherzando ancora anche adesso. Boh, guarda che da un... che si capisce lontano un miglio che... Vabbè, lasciamo perdere. Ma? Non ho parole. Cos'è che si capisce lontano un miglio? Devo dirlo? Come no, non lo posso dire, è uno spoiler assurdo. No, dillo, voglio saperlo. Come vuoi saperlo? Mi piacciono un po'. Io me lo sono spoilerato perché in certo punti... vogliamo dirlo che ha fatto? Ma mi stavo curando e mi ha ammazzato lo stesso, non ha quello della cura praticamente.
Ciao Capi, quando faremo Rocket League? Io domani finisco questa collection al 100%, praticamente. Quindi, da mercoledì in poi, quando sono libero la sera, mi prendo qualche serata libera, io lo riporto Rocket o COD, o entrambi. Tipo un'ora di uno, un'ora di un altro, un po' come i vecchi tempi. Quindi è abbastanza semplice come faccende. Mamma mia, con i saccati. Con insaccate? Come? Penso di insaccate, pensi? Ah. Ma come ha fatto a beccarmi? Mi ero parato, forse devo pigliare anche X dopo. Orca miseria. Dai. Ma. Comunque, cioè, non ci sta a spoilerare il boss segreto, dai. Oh, ragazzi. Cacchio. Guarda, devo curarmi il volo, che sono ammazzo. Siete degli di nuovo! C'è una shortcut per usare gli oggetti, per caso. Intanto è arrivato anche Roby. Bentornati a tutte e due. Boh, ma c'è qualche shortcut per la cura, praticamente? Sì, R1 e cerchio. Eh? R1 sempre. L1. No, L1 fa le magie. Io gli dico una shortcut per gli oggetti, eh? Anche gli oggetti. Se usi le frecce direzionali, fa anche gli oggetti. Uso le frecce direzionali. Ok, lo devo ricordare. Perché mentre sono morto due volte perché non mi ricordo come fare a fare la shortcut dell'oggetto. Oh, ho sbagliato tasto. E quello è importante, fare le shortcut. Qui a te si pigliano le randellate. Ah, comunque, cioè, spoilerare il boss segreto è da infami, veramente. Cioè, è colpa mia, secondo te? No, qualcuno qualcuno l'ha spoilerato adesso, in streaming, cioè. No, come l'ho spoilerato in streaming? Io non sto leggendo. Comunque sei te che hai spoilerato, in realtà, eh. Se vogliamo essere sinceri. Ma dimmi, non si può beccare sta qua. Ah, eccola qua. Attacca. Ok. Dai, attacca. Ma che cacchio fai? Attacca lei. Oh, bene. Vai, ancora. Oh. Bene. Ora e adesso, vai. Dai. Sì, è un po' più difficile di prima, ma sto cominciando a capire quando attaccarla, praticamente. Colpo di grazia, cos'è? Minchia, ci sono delle stecche allucinanti. Morta come un cane, qua morta come un cane, proprio. Chi? Chi è morto, tu o lei? Io sai che a Semo c'è uno strano che rema. C'è roba che ci sta guardando Sanremo, sta guardando. Ma è adesso, è oggi? È oggi? Non lo so. Manco accendo la TV, non ho tempo manco di andare al CES, figurati se ho tempo di andare a guardarmi la TV, guardarmi Sanremo poi, proprio devo essere pazzo. Che mi sono perso? Roby, cosa ti sei perso fino adesso? Cazzo! Esatto, ha detto Bull. È un casino. Abbiamo iniziato praticamente un'ora e mezzo fa. Un po' di meno, un'ora e un quarto, un'oretta fa abbiamo iniziato lo 0.2 e praticamente non abbiamo molte informazioni al riguardo perché c'è ancora molto da dire, abbiamo ancora acqua che praticamente è rimasta chiusa all'interno del mondo oscuro. C'era una cutscene all'inizio in cui c'era il nostro maestro Yensi, di solito bastardo, che parlava con Topolino e gli altri, che diceva che c'era lei intrappolata in questo mondo, quindi probabilmente verrà mandata qualcuno ad aiutarla. Sicuramente già sappiamo che sarà Topolino, perché l'abbiamo visto da migliaia di trailer. E poi c'è da parlare molto del... praticamente... per quello che riguarda il film, che ho dovuto... Ah, guarda che bastardata. Boh, e questo come si risolve? C'è la stanza dove ci sono tutti gli scrigni. Vuoi che te lo spoilero? No, vediamo se riesco a capirlo io. Guarda, se chiedo avvicinarmi lo specchio e guardo da dentro. Vediamo un po' se è come lo dico io. Sì, infatti devo guardarlo meglio io. Quindi è praticamente quello davanti alla colonna a sinistra, in alto a sinistra. Eccolo là, è questo qua, quello aperto. Vediamo un po' cos'è. Mega etere. Ah, ho tenuto anche bracciati, sempre una roba di equipaggiamento. Ah, è domani, dice Arrow.
Ah, ho capito adesso, Sanremo c'è uno che rema. Mamma mia, Roma, veramente... Mamma mia, è talmente... Talmente... Vabbè, non continuo, veramente la merda. Vuoi che ne pensi? Questa è proprio brutta, eh. Non l'ho capita, Remo perché rema, no, quello sì. Remo perché Sanremo, mamma mia, c'è un tizio che rema, ha detto, hai capito? No. Boh, il cielo di Boh si rifiuta di comprendere. Io direi anche che lo accompagno in questo. Comunque sia... Per quanto riguarda le risposte e domande ai film, domani sera avremo punti praticamente, in cui sicuramente finirò, quasi sicuramente finirò lo 0.2 domani sera, e praticamente lascio spazio un mezz'oretta abbondante per discutere di tutti i dubbi e parlare anche del film, visto che ho dovuto per forza vederlo praticamente senza metterlo in streaming. Perché era fondamentale per comprendere meglio lo 0.2 da quanto detto a Ponti, visto che l'ha capito dopo. E infatti neanche a Bolle aveva detto questa cosa. Boh, che ne pensi di questo tradimento del maestro Ponti? È un'infamata, una bella infamata, va. Cioè c'è un affare che aiuta molto in questo gioco, che quando usi il comando di tiro si rallenta tutto. Invece su BBS non si rallentava, ti ricordi? Quindi questa cosa qui aiuta molto a combattere. Ma che è ancora uno vivo? Che cavolo. Ok. Oh merda. Ce ne sono abbastanza sti cose. Porca miseria, si sta attento. Vediamo se riesco a sbloccare il comando quello lì potente. Sì. Vai, vediamo un po'. Ma è molto più forte rispetto a quella che ci ha dato Umberto Bay Slip di Brava Maggio. Ma ti ricordi? Ogni volta che usavamo morivamo al 99%. Quindi, secondo me è imparagonabile. È molto più veloce e molto più potente. Sei d'accordo? Sì, ma non mi soddisfa. Ancora. Eh? Sì, ma non mi soddisfa ancora. Vabbè. Solo tu l'hai capita, dice Ero. Ma perché gli altri stanno cercando in tutti i modi di non capirla, perché il loro cervello vuole risparmiarsi la verità, per la verità di la battuta pessima. Praticamente stanno cercando di... è una forma di meccanismo di autodifesa del cervello, io li posso ben capire. Gli avevo detto che Kingdom Hearts che era un prequel di tutto. Io non ho capito quello che hai detto, Peach, cosa vuoi dire? Tanto io gli specchi mi sembra di averli, e infatti li avevo rotti tutti. Ok. Oh, ma a che punto del gioco sono arrivato? Metà. Mi hai detto metà anche un'ora fa, mi hai detto, eh. No, sei a metà. Mi ricorda questa cosa che era Zazza. Poi quando ci manca per arrivare a casa? 2 minuti? 3 minuti? Poi, ma quanto ci manca dopo 20 minuti? Quanto ci manca? 5 minuti? Ti ricordi? Tanto lei sta piando la shit, perché ovviamente fino adesso ho guardato dei fantasmi che non erano nient'altro che la versione oscura di lei stessa, comunque dei miraggi di altri personaggi che conosceva. Gli sta piando talmente shit che sta dubitando di se stessa. Rimanere nel mondo oscuro tutti questi anni l'ha fatta smattare un po'. Il film si chiama Kingdom Hearts Key, sì, è vero. Ah, non l'ho messo insieme con la frase che vi ho scritto, sì. No, il film non si chiama Kingdom Hearts Key, è il gioco che si chiama Kingdom Hearts Key. Il film si chiama Back Cover, giusto, Bull? Back Cover, sì. Ed è il film che preclude i fatti svolti su Kingdom Hearts Key, che sarebbe il gioco su smartphone. Non ricordo bene. Key è il gioco su PC. Su PC, scusate. Comunque sì, quello che fosse un prequel di tutto era... Non, di sicuro non era, come si può dire, era affibbiato e approvato da tutti. E confermato anche dagli sviluppatori stessi, quindi era confermatissima come cosa. E lo discuteremo domani con Ponti, quindi vediamo un po', aspetteremo loro. Intanto quali sono i soliti miraggi? Sono dei fantasmi, ancora non l'hai capito che sono finti, non può essere che siano lì.
Non gli importa più di niente, niente, talmente gli piglia la shit. Boh, ma questo gioco gli piace? A me piace, sì. No, non hai capito. Siccome ti piglia la shit a livelli incredibili, quindi ti piace. Che boh, gli piacciono giochi, personaggi e ambientazione che piglia la shit, praticamente. Questa sua... il suo feticismo è questo. Quello dei Nigga? Ecco, quello non volevo dirlo, però te lo vuoi dire da solo, dici te. Che miseria ladra. Trovati da solo che c'è feticismo dei Nigga, però io non volevo dirlo, ora lo sapranno anche questo. Ah, teletrasporto nuovo, ci può anche teletrasportare dove eravamo prima praticamente, quindi se ho perso qualcosa posso tornarci nel caso. Dopo 5 anni di seguito vi permetto di dire che Kingdom Hearts è una palla. Peccato non c'è ponte, sennò ti avrebbe distrutto sicuramente. No, figurati. Sì, io chiedo ponte... un bug. Io chiedo no, un non è vero, ponti non avrebbe distrutto comunque. Io chiedo un bug. Ma è una palla sicuramente perché è un gioco molto legato a... ai fan della serie, o comunque se non hai fan è per chi ha preso il gioco in mano fin dai primi capitoli, perché questo qua è un capitolo molto molto più in là, quindi non è fine a se stesso, assolutamente. Quindi a meno che tu non hai seguito i vecchi capitoli non puoi ben apprezzare o godere del gioco, perché alla fine di quello che si tratta di giocando questo titolo è la maggior parte delle cose riguardo la trama. Per quello Ball ha detto la cosa che gli è piaciuta di più di questa collection era il film, che è l'unica parte in cui non si gioca praticamente. Quindi ci si attende molto ai significati di trama, alle ambientazioni, alle risposte che possono dare. È fatto così questo gioco, ha molti segreti, molti aneddoti sugli altri capitoli, molte cosine anche piccole che si devono collegare. È tutto qui, praticamente. Vabbè, poi c'è il gameplay anche da fare, ovviamente. Divertente o meno, però lì è soggettivo. Diciamo che per goderlo al massimo, se non hai potuto seguire la storia dei primi passi, è un bel casino. Io non riesco a beccarlo. Abbiamo finito. Che poi con i punti mammi si. Perché mi esauriscono da solo? Mi si esauriscono? Ah, perché sono tornato. Ah, tornano! Ho capito, è esattamente come quello di Kingdom Hearts 1 e 2, ho capito adesso. Quindi i comandi praticamente brava magia e altro simile non influiscono con i punti mana, punti magia. Che senso? Oh, merda. No, sto cominciando a capire come funziona il gioco, sinceramente. Per questo mi dicevi prima che posso anche attendere, perché si ripristina. Praticamente è come Kingdom Hearts 2, non è come Kingdom Hearts 1 il corrispettivo dei punti mana, non è come il primo, ti ricordi che dovevi avere gli slot, ti ricordi? Non è come quello, è come il 2 praticamente. Ok, non riesco a beccarlo. Madonna. Questi pyro, queste specie di sottospecie di pyro sono difficili da beccare quando sono in aria. Poi il problema è che finché non ritorno i punti mana è un casino. Oh, bene. Siamo attenti qua che mi sa che mi puzza di scrigni segreti, sicuramente, anzi. Ecco, infatti lascio uno scrigno. Eccolo qua. Oh, merda. Ma te stai ancora combattendo oppure stai facendo altro? Sto combattendo. Ma quanto tempo ci hai messo? Cioè, ci stai mettendo per battere questo boss fatidico? 3 ore. Minchia. Un bel po', eh. Già. Ah, belli questi schianti nel viso. Allora abbiamo la mappa in alto a destra, mi dice, prendo delle schianti con questi rovi allucinanti. Quelli rossi, ricorda che li devi distruggere con fire. Eh? I rovi rossi devi distruggerli con fire. Li sto distruggendo col kamikaze, mi sto andando addosso, no, prendo delle trambate assurde. Non male. Comunque dicevo che arrivo sempre a metà battaglia e poi muoio. Fino a metà arrivi? Ma muori per quale motivo? Perché a metà fa un attacco, cioè quando arriva a metà fa un attacco sempre uguale, sempre specifico e non riesco mai a sopravvivere. Impara a evitare quello e sei a posto praticamente. Sì, il problema è che non riesco a capire come si evita. Ma c'è sempre un modo, Oh, ho raccolto la piantina, attenzione, c'è il grinding di piantine, come su Destiny.
Mario piacciono le piantine. Era divertente farlo, ma farlo per mesi e mesi diventava tipo un supplizio di quasi livello di una tortura praticamente. Quindi diciamo di no. Diciamo di no. Mario è un fan. La battuta di Ero non l'ho capita. Ma bisogna distruggere tutti i rovi praticamente. No, puoi, ma non sei obbligato. Mario è un fan dello stendardo di ferro. Mario è un fan, da certo. Ma non esiste persona al mondo che non è un fan dello stendardo di ferro, oserei dire. Com'è che era lo stendardo di ferro? Sì, modalità più con più significato del mondo, praticamente. Non mi spiego come mai non l'abbiano messa in qualsiasi gioco. Mi spiego veramente come mai. Queste. Madonna che stecche. Questi misteri, veramente. Questi misteri lo domanderò. Spero veramente che su Destiny 2 lo rimetteranno, anche perché Destiny 2 chissà se lo prenderemo, veramente mi sembra molto difficile. Anche a Isen piaceva lo stendardo di ferro. Ma. Isent forse un po' di meno, ma lui a Isent piacciono molto gli assalti da fare. Intanto sono arrivato, penso dove i ponti mi aveva detto di smettere di giocare, in pratica, però penso continuare. Sono arrivato a dove c'è il l'Ertes, quello gigantesco. Mi tira l'ammazzata, secondo te? Il Darkside, ecco come si chiamava. Ogni volta sconto anche il nome. Sai qual è il mio commento? Eh? Vuoi sapere il mio commento? Che sto rushando come un pazzo. Che tra mezz'ora l'hai finito. Sì, vabbè. Ma figuriamoci. Allora, no, mezz'ora no, 45 minuti e l'hai finito. Sì, vabbè. 100%. Stai dicendo che sono un rascione incivile? Quello che mi stai dicendo è questo? Mamma mia. Eh? Oddio, che stecca che sto prendendo? Oddio, fa poco muoio. Non male che sono curato di tempo. Quindi stai dicendo che sono un rascione incivile. Mamma mia, sono morto ancora. Ma il termine incivile è usato in modo positivo o negativo? In modo? Positivo o negativo? Boh, è un po' come balordo, dipende dai punti di vista. Sì. Beh, noi siamo certo, dei fan dei incivili. Tu come lo prendi? Dimmi come lo prendi te. Dipende dal contesto. Ho capito Telecom, che cosa c'entra? Dipende dal contesto e a chi è riferito. E in questo caso com'è il contesto? So che l'hai usato in un contesto positivo. Ah, bene. Però se tipo lo usava un'altra persona che non sapeva determinate cose. Allora, boh, ci sei qui per questo, spiegalo. No, beh, non si può dire. Non so se con questo attacco gli ho fatto qualcosa o se non gli ho fatto niente. No? E ti ho ammazzato. Praticamente noi siamo dei grandi fan dei Negan civili, cioè calciatori neri. Chi è messo plurale? Ah, ok. Calciatori neri. Che giocano in modo incivile, ovvero fregandosene in generale delle regole. Tanto poco l'ho ammazzato, Di ignoranza pura, e spesso regalano delle perle. Ammazzato, buono, attenzione, sto andando come un pazzo, sto andando avanti, Sì. Praticamente questi giocatori regalano delle perle calcistiche non indifferenti. Ma poi il bello di Destiny non solo è quello, il bello di Destiny è che le risoluzioni tipo lo stendardo di ferro o le private o qualsiasi altra cosa che, di cui si tratti praticamente l'hanno risolta dopo uno o due anni, quindi non male come faccenda, perché l'hanno fatto godere del gioco per come era in un modo abituandoci, sì, e poi l'hanno migliorato o peggiorato a seconda di poi uno come si è abituato sulla faccenda dopo anni di sviluppo, perché veramente era difficile, Era difficile su Destiny mettere una modalità che si confaceva con le stat e metterle private. Servivano anni di esame per poterle mettere a dovere per bene. Soprattutto un gioco che ha una competizione e lasciarla a 30 fps bisogna essere malati di mente per me. Tutto pieno di Darkseid qua, pieno zeppo. No, io ho scritto cose brutte sui Negan civili. Panic! Tutto bene? Sì. Tutto bene. Te come va invece la faccenda? Ma Ryo perché insacca i Negan civili, secondo te? Dove è scritto? Chat. Ah. Ma se giochiamo a palla avvelenata, Ball muore, l'hai vista quella battuta? Ma le ignoro. Merda, che botta, Le ignoro. Ah no, Error, Bull ti stanno ignorando, Ricordiamoci che Bulkman sta rischiando il ban per IP, Porca Giuda, che
che trambata che ho preso. Madonna, ma che è? Mamma mia. Sai che devo starci più attento ad evitarli, sti qua. Anche se sono finiti. Eccolo qua, vai. Mezzanotte metto a scaricare la beta di For Honor. Non male, non male. Come ho detto, oh mia merda. Meno male che non c'era un real time action che dovrebbe da fare. Come ho detto, Rio, lo vedremo, vedremo lui all'opera su For Honor. Non pensavo che ci fosse già la beta adesso scaricabile, in effetti. Non lo pensavo. Tanto là ho visto uno scrigno nascosto dietro un coso di Rovi. Oh mamma che schianti. Oh mamma. Ok, c'è un unico modo. Oh cazzo. Ok. Madonna che stecca. No, questo è morto bellissimo. Sai come sono morto qua? Dovevo praticamente, avevo poca vita e volevo scappare per curarmi con l'oggetto, no? Praticamente sono scappato col quadrato, ovviamente, con la scivolata, ok? Con la capriola. E mi sono buttato addosso ai Rovi e sono morto come un cane. Che ne pensi? Questa settimana, non l'hai detto da mercoledì. No, ti banno per 12 anni dagli stati di tutti i mondi. Minchia, 12 anni? Io direi anche di più, perché così poco? È una delle morti Benji Style, sono quelle lì. Eh? È una morte Benji Style. Ma, assurdo. Che, ma sono aspetta che uso il comando di tiro perché mi stanno tirando le bighe, mi stanno tirando. Sono gli Heartless, quelli rari, ti ricordi? Quelli di cos'era, del 1? Sì. Quelli erano tremendi. Non so se siamo usciti a farli male di più a sto giro, visto che... Ok. Mi sembra molto meglio di prima, sicuramente. Guarda come cercano di difendersi l'uno con l'altro, se mai detto. Madonna! Indovina cosa andavo a vedere adesso? Eh? Indovina cosa andavo a guardare adesso? Sanremo. No, domani. No, su YouTube. E vai a vedere il video di Ponti, visto che... Esatto, proprio quello. Mamma mia, questo la racconterò a Ponti, che poi borsa si è arreso e si è messo a guardare il video. Voglio vedere solo quel cavolo di pezzo, muoio sempre lì, cioè. Ora leggo la chat, finisca questa battaglia qua, perché ho letto robe balorde. Questa è la seconda volta che la metto la beta. Sì, la prima volta era la closed e poi è l'open, praticamente, sì. Sì, l'ho vista. Vediamo il maestro cosa ha fatto qua. Ok. Fin qui ci sono. Ok. No, vabbè. Ha avuto un culo assurdo. Non ho parole. Perché ha avuto un culo assurdo? Il maestro nel punto dove io muoio sempre ha avuto un culo iper assurdo. Non ho parole. Ma tipo, dimmi il culo che ha avuto. Ha attivato l'attacco mossa finale di Brahma Magia in quell'esatto istante e quando fai quella mossa sei invincibile. Quando l'attivi o quando la fai? Quando la fai comunque non sei invincibile. Sì, quando l'attivi, quando stai girando. Ah, ho capito qual è, ho capito, quello lì che fa il colpo di grazia. Quello... No, non ci credo, veramente. Sì, nell'istante dove io muoio sempre che è imparabile, che ti ammazza sempre one shot. No, non ho parole, io volevo... Fallo pure te, scusa, fallo pure te così. Ma non puoi mica gestirlo tu quando farlo qualcosa. Tu mi vuoi dire che è stata veramente a culo? Sì. No, serio. Serio, non puoi gestire tu quando fai il colpo di grazia, scusa. Vuol dire che devi avere attivato Brahma Magia. Domani verrà insaccato il maestro. No, voglio vedere se ricapita una scena del genere, che magari glielo rifà e ne sopravvive in un altro modo. Adesso ci guarda. Bisogna anche chiedere, magari dice che non è vero, che l'ha fatto, è andato più avanti anche in altri modi. Vediamo. Oh merda, tanto sto morendo. Sai che muoio, Morto! Oddio, gli è uscito un cuore dalla testa, che cacchio è? Comunque sei a tre quarti di gioco, No, sì, ma ogni secondo che passa mi dice che fra poco, ma fra 5 minuti finisco il gioco, praticamente. È vero, è come Zazza. Tanto Aero voleva la corona blu, è per pochi quella, Aero, è per pochi. Ti ricordi, mancano solo 7 minuti. Ti ricordi, mancano solo 7 minuti. Ecco, io mi ricordo quello infatti. Te a momenti, cioè, un'ora fa mi dicevi temi da gioco. Adesso mi dice che sono a tre quarti. Cosa mi dirai domani? Domani l'avrei già finito.
Ok, lo rifà, lo sta rifacendo, vediamo come... Tanto gli sto tirando delle schianti a 2 cm a questo. Ma lo sto beccando. Ah, minchia, aspetta, le trambate del fatto. Devo capire come sopravvive qua, aspetta, vediamo. Ok. Prende schianti. Prende dai, schianti. Forse stanno tutti tirando per te. No, vabbè, è palesemente a culo, è palesemente a culo! Oh mio Dio! Dio, l'ha fatto palesemente a culo! Quindi mi stai dicendo che i punti ha avuto soltanto culo? Mi sembra. È un bravo maestro. Oddio, e poi la lamerata finale del colpo del comando di tiro. Cosa? Oh mio Dio! La lamerata finale del... Il comando di tiro spammato alla fine incessantemente per ammazzarla. Oh mio Dio! Basta, chiudo. C'è il quit? Ok, diciamo che gli è andato tutto perfetto. Se c'era una roba che poteva andare tutto perfetto. Minchia, meno male che dovevo, che ero io quello che aveva culo, eh. Ma Ponte, secondo te ci sta, dice che veramente ha avuto culo oppure no? Adesso glielo dico, eh. Però lo becco e dico, Bull mi ha detto che te hai fatto il boss a culo, eh. No. Oddio, se è una roba tipo Smite, mi fa abbastanza sboccare il gioco. Allora di Twitch Prime abbinato ad Amazon sicuramente. Oh, Cio, c'è qualcosa qua. Oh merda, ok. Ma un commento sul maestro che ha fatto il boss a culo? Andrò a dirglielo, vediamo un po' se è d'accordo con te. Secondo te no. Di cosa dirà? Ma non è vero. Non sarà d'accordo, no. Eh? Non sarà mai d'accordo con me. Perché? Perché comunque l'ha studiato bene, però lì secondo me è un pochettino. Non può averlo fatto apposta, tipo che si è tenuto per usarlo in quel momento. Sicuramente quando ti tiro può farlo che può usarlo in quell'esatto momento, no? Sì, quello sì. E poi? La mossa di colpo di cazzo di buona magia no, però. Beh, io direi ni, direi ni invece. Ho capito, anche quello può succedere farlo. Tante cose, tipo che prima se ti attacchi bene nel momento giusto lo sblocchi. Prima devi entrare in brama magia, poi devi arrivare ad applicare il colpo di grazia, sì. E poi devi farlo nel momento giusto, cioè... Non si può fare, dici, in quel combattimento? È veramente difficile. Bisogna vedere se per caso gli chiedi se è andato a culo, se per caso l'ha fatto altre volte o l'ha fatto prima, se è arrivato più avanti rispetto a quella parte. Ma potrebbe anche essere che l'ha studiato per tanto tempo e poi l'ha fatto. Cioè che l'ha calcolato, potrebbe. E che attacco faceva praticamente, ha visto che attacco faceva là? Un attacco che è impossibile da schivare in pratica? Sì. Devi usare dei frame di invincibilità per schivarlo, sennò non ne esci. Addirittura. Tutte e due le volte che lui l'ha non fatto. Non puoi curarti mentre lo fa, che magari quando ti curi c'è il frame di invincibilità perché c'è la cura. Esatto. Lui l'ha fatto una volta così con la cura e l'altra volta con Bowman. Ma che culo allora. Se la metti in questo caso sembra veramente una culata. Io l'ho visto così. Ecco, sono esattamente in quel punto. Allora. Ok. Ok. E fin qui è skill, e sono d'accordo perché devi... Ok. C'ero che secondo me fra un po' ucciderà Ryo, cioè Ryo secondo me morirà, perché ormai io tanto sono abituato alle battute di merda, avendole comunque create molte io, quindi... Ok, sì, no, si può fare... Cioè, va fatto a culo con energia, ma è assurdo, perché devi fare un culo calcolato. Comunque io non ho capito bene se tu fai... For Honor nel weekend, allora mercoledì sera cos'è che fai? God Simulator, penso. No, perché l'hai letto? No. Madonna santa, come sono caduto da idiota lì. Vedi, forse vedi, a dirmi God Simulator sono caduto, mannaggia Teo. God Simulator. Mamma. T'ammazzo te, God Simulator, ammazzo. Comunque, brava magia, è veramente imparagonabile rispetto al vecchio, mi puoi dire di no. Vedrai quando affronterai Secret Battle Phantom Acqua. Ho capito, Secret Battle versus Marco. ma c'è il pirata, guarda, secondo me c'è il pirata, ti ricordo. Io ho capito, Secret Battle, Marco smatta. Esatto, sì. Io mercoledì sera non ci sono, quindi è improbabile che si possa fare Rocket. Non ci sono neanche ho io detto, mercoledì. Io, sì lo so, Borre, tu non ci sei mai quel giorno, quindi... È improbabile. Però se facciamo un bel sondaggino, che giorno volete Rocket e Ball si sarà. L'ho detto, io quando finisco questo gioco, da domani finirà praticamente,
Io nei pochi giorni che ci sarò, perché avrò tantissime cose da fare tra YouTube e studio, tra le cose YouTube che voglio fare e il resto, praticamente porterò soltanto Rocket o COD, Rocket, COD e anche i punte e clicca, come ho fatto Day of Tentacle, che voglio farlo su altri punte e clicca. Mi ricordo che c'erano molti ragazzi che avevano seguito Day of Tentacle, che a cui piaceva veramente tanto il genere, volevano vederne anche altri, quindi li rimando veramente tanto quando farò quei giochi. Se comunque sia, quelli che porto li porto veramente bene, li voglio portare, nel senso che li ho finiti tipo un miliardo di volte, quindi so bene come portarli avanti. Tanto qua è pieno di rovi. Il problema è, bolle, è questo: come fai a usare sempre Firaga se praticamente finisci dopo un po'? Un casino. Boss finale Marcus Matt. Boss finale Marcus Matt, eh? Sì. Bello. GTA 5 su PlayStation puoi giocare anche con un player su Steam. Mi sembra quanto strano, eh. Rocket League sì, ma non penso GTA. Non penso, ovviamente. Faccio parlare a chi GTA lo ha, o comunque chi ha più informazioni, ma non credo. Debolo, che ne pensi? Secondo te quanti fiori ho raccattato in questo posto? Bolle? Hai raccattato Marcus Matta? Vabbè, stai male, vai. L'ho sopravvissuto! Oh mio Dio! Oh mio Dio, se adesso non perdermi, concentrati. Ok, sono morto subito dopo. Cazzo, no, questa è dai, ma che merda però. Ma come sei morto subito dopo? Mi sono sopravvissuto con uno di vita, senza mana. Come cazzo facevo? Mamma mia, ma piglia shit, piglia. Allora, usare energia in quel momento non serve, perché poi ti ritrovi senza mana e con uno di vita, quindi merda. La sta pigliando? Sì, è tosto. È l'Ingrain Wheel 2, porca miseria. No, non penso. Ma sì. Ringrain Wheel è più difficile, eh? Sì, però questo è c'è molto vicino, fidati. Ti ricordi quando che Ponte dubitava che tu avevi fatto Ingrain Wheel? Ti ricordi? Me lo ricordo bene. Che ne pensi di quella cosa? Che è stato zittito con una bella foto. Ma non gli hai detto poi, Ponte, ma te gli hai zittato di me, non gli hai più detta quelle cose. Mark, oh. Ti ho visto su come dingo, dai, ti ho visto, eh. Mamma mia, se vuole fare Rocket e c'è la scimmia. Ma se vuoi fare Rocket dovete avvisarmi prima, dovete, comunque sia. Oddio, c'è la scimmia di Rocket, mamma mia, c'è un gorilla. Purtroppo non posso fare due giochi. Neanche una mezz'oretta di smatto. Però se non ci si organizza non posso mai. È difficile che possa fare cose all'ultimo minuto. L'altra volta venerdì si è potuto fare, perché praticamente ti ricordi che il gioco praticamente l'avevamo finito in un'ora quasi precisa, ti ricordi? Sì, si è finito prestissimo. È arrivata anche Re, è arrivata. Mi è arrivato un messaggio su PSN che ho scritto holy shit, fuck shit. Scommetto che era Dingo, dai, scommetto. Esatto. Questo potrebbe essere. Sì, sì, era lui. Il messaggio diceva holy shit, fuck shit, fuck shit. Che ne pensi? Cosa? Che ne pensi di quel messaggio di Dingo? Ma è vero, a volte mi dici delle cose che sembrano finte. No, è vero. Ma se ti mando un messaggio Nico Fiore, cosa succede? Pazzisco, ma più se lo manda Badolato. Vai, ma una volta si fa, ti facciamo mandare un messaggio da Badolato, impazzisci? Urli? Si fa durante la streaming? Certo. Ma altre volte non è vero che ci sono i commenti disabilitati? Non so perché, guarda, veramente. Oh, sono arrivato dove ci sono tutti i Dark Side, là, sono arrivato. Oh, è arrivato il modem nuovo, Rea, incredibile. Boh, lo sapevi questa cosa, è arrivato il modem nuovo, Rea, sapevi? No, sei ufficialmente... Oggi ci vede. Vedrai Acqua che morirà in diretta, bene. Sai, guarda, sei ufficialmente a 8 decimi di gioco. Cioè domani praticamente si fa e si ride e si scherza e si fa? Mezz'ora, certo. Quindi mi stai dicendo che devo quittare? Quittare e andare su Rocket, sì. No, non lo sai che di te non mi fido? Quittare e fare mezz'ora di Rocket, perché tanto è finito. Io non mi fido. Allora, dopo questa boss fight,
c'è un livello, l'ultimo livello che dura 20 minuti. Ma Topolino non si è fatto vivo, non è che l'ho talmente lasciato che non c'è, che Topolino non è apparso? Non l'hai sbloccato. Ma? Ah, domanda era, come non l'hai sbloccato? Tanto no. Questo Darkseid qui mi sembra più forte del normale, non so se mi sbaglio. Non hai sbloccato Topolino, cioè. Potrebbe essere un problema, secondo te? Potrebbe essere un problema. Perché non dirà ah, io so c'è un bel po' più di barre, stare attento. Ma se Topolino non dice ah. Non prende la Mariuana, ma la Mariuana non prende. Bel problema, effetto. Ma la barra del focus come si. Come saliva, come BBS, aspettando? No, con le sfere arancioni. Ah, le sfere arancioni. Comunque mi devi ancora dire dove trovi quelle immagini tipo che fanno smattare, quelle dei fumetti. L'immagine che fanno smattare dei fumetti? Ma qua, ah! No, non te lo dirò mai, non te lo dirò. No! No, no, non lo saprei mai, questi sono i miei segreti. Stai scherzando? Ma sono bellissime quelle. Non lo saprei mai, questi sono i miei segreti, per scoprirli devi esserne degno. Poi se li scopri poi non ti diverti più quando te li mando, che smatti. Scusami, dov'è il bello poi? Vabbè, così ti scopro poco. Oh mio Dio, sto facendo un attacco assurdo. Oh cacchiarola. Non ci sta. Oh mio Dio. Ok, penso che abbia finito. Un altro attacco qua. Dai che c'ho poca vita adesso. Attacco qua, non fa nulla ogni volta. Però mi fa perdere tempo. Attacco che diventi immortale praticamente. Vediamo se sto pezzo di danno adesso. Minchia, gli ha tolto un bel po'. Dai che gli manca poco. Oh merda. Oh cacchiarola. No, non posso avvicinarmi. Non posso avvicinarmi dove ho fatto l'attacco. Oh cacchio, ho preso in pieno. Oh cacchio. Ok. Dai che lo voglio battere la prima questa. Vai, battuto, ale. Oddio, c'è Mighty anche, oh mio Dio. Tanto andiamo a vedere uno scritto mentre faccio la boss fight. L'hai battuto? Ho battuto alla prima, boh, ma sto rushando come un pazzo. Adesso sei ufficialmente a 8 decimi. Eh? Sei ufficialmente a 8 decimi di gioco. Ti manca. C'è arrivato anche David, è arrivato, grandissimo. Ti mancano 20 minuti a finirlo. Boh, stai parlando, sussurrando, devi parlare più forte. Ti ricordi cosa ti dicevo del microfono prima che ti chiamo due stecche? Ti mancano 20 minuti e hai finito il gioco. Mancano? 20 minuti ed è finito il gioco. Ah, bene. Allora mi sa che... Ma stai scherzando oppure... Devi dirlo seriamente, che pure ogni volta che parlo non si capisce se sta scherzando. È vero, o no. 100%. 100%? Allora devo sterminarlo per forza, altrimenti domani con Ponti si ride. Domani fate altro, lo finisci stasera. No, domani devo farlo per forza con Ponti, praticamente. Già stabilito. E quindi? E quindi che ore sono? Porca, mi sono sapevo prima. Di sicuro ora questo lo smetto. Tu sei proprio sicuro che manca così poco? Oppure Ponte mi aveva detto mancava di più. Non mi nascondi qualcosa. No, allora dipende, aspetta. Cosa si intende? La fine della storia, io sto dicendo. Perché dopo la storia c'è qualcos'altro? C'è il boss segreto, ci sono robe extra, ma non riguardano la storia, però. Vabbè, comunque sia preferisco posporlo a domani. Allora cosa si fa adesso? Secondo te si può fare qualche rocket smatto fino alla mezzanotte? Si può fare una mezz'oretta di rocket con Dingo, visto che ho... No, un po' di più, perché ti ricordo che abbiamo iniziato alle 9.40. Sì, fino a mezzanotte con Dingo, mi ha scritto lì shit, Va bene, allora siamo stati fortunati anche questa volta. Ma un voto da una D... Quanto ci ho messo, scusa? Fammi vedere quanto tempo ho di gioco. Dove c'è scritto? Un'ora e 40, praticamente. Minchia, se in due ore allora lo finisci. Ora glielo dico appunti. Va bene, allora si switch, ragazzi. Si switch e passiamo sul Rocket. Lo domando giusto per... così per chiedere. Ma ci potresti essere adesso sul Rocket, per caso? Intanto David è riuscito nel suo intento. Mamma mia, ma cose brutte che sta scrivendo.
Vabbè, intanto switcho subito visto che c'è poco tempo. Rimanete in chat, eh? Non vi allontanate dalla chat, va ammazzo praticamente. Perché io devo comunque chiudere la streaming, perché devo praticamente passare, devo tenerla per metterla nella playlist, per non farci mettere Rocket League anche. Quindi la chiudo per un secondo instant e poi ritorno, eh. Non allontanatevi, arrivo subito.